vivere con un nuovo look il Museo Civico Basilio Cascella, stabilimento cromo-litografico fondato a Pescara nel 1895 e dimora della dinastia dei Cascella. L'edificio, acquisito dal Comune di Pescara nel 1966, è diventato museo civico nel 1975. Le opere di scultura, pittura, fotografia, arredo custodite in esso testimoniano lo splendore artistico del capostipite e dei suoi discendenti. Dopo anni di difficoltà strutturali e perdita di visitatori, il Comune di Pescara ha voluto il rilancio di uno spazio identitario della città, affidandone la gestione al Museo delle Genti d'Abruzzo. Onorevole Gianluca Vacca, sottosegretario alla Cultura, Pescara si riappropria di un luogo identitario. Assolutamente sì, oggi è un giorno di festa per la città perché i cittadini recuperano appunto un luogo straordinario che è un patrimonio di Pescara, ma è un patrimonio dell'Abruzzo e di tutto il paese, anche internazionale. Qua è custodita una collezione di tutta la famiglia Cascella eccezionale, che ha un grande valore, e credo che questo debba essere un punto di partenza, non il punto di arrivo, perché da adesso bisogna valorizzare questo straordinario patrimonio e fare in modo che Cascella diventi, il Museo Cascella diventi anche il veicolo di rilancio della nostra realtà museale, che è poco conosciuta quella di Pescara, ma che ha bisogno secondo me di un forte rilancio e che deve essere conosciuta a tutto il mondo. Giovanni Diacovo, vice sindaco e assessore alla cultura, Pescara torna ad avere un patrimonio a disposizione della comunità. Sì, è davvero una bella giornata questa, perché possiamo riaprire questo che è un gioiello di questa città, perché ha ospitato generazioni e generazioni di grandi artisti internazionali. Abbiamo qui linguaggi come quello della scultura, della grafica, della pittura, della fotografia, dell'arte, insomma un laboratorio straordinario che adesso ha un'esposizione e un allestimento moderni, fruibili, anche negli orari, si potrà vedere il sabato, la domenica, sarà aperto per eventi straordinari, insomma sarà un museo tutto per vivere, per farla vivere questa città, anche perché faremo qui un calendario di iniziative settimanali, di concerti di musica classica, presentazioni di libri, così che il museo venga vissuto e frequentato durante tutto l'anno. Francesco Bagnanelli, Presidente del Consiglio Comunale, tutto è partito da una delibera approvata proprio dal Consiglio Comunale di Pescara. Sì, il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato una delibera che affidando la gestione al Museo delle Genti d'Abruzzo ha permesso la realizzazione di questo gioiello che oggi abbiamo inaugurato. E oggi è un giorno di festa per la città di Pescara, perché dopo più di un decennio in cui si era quasi dimenticata l'esistenza di una perla come del Museo Cascella, si ritorna a fare cultura e a ricordare tutte le opere della famiglia Cascella. E sono contento di dire che è un merito del Consiglio Comunale e soprattutto è un'operazione che non ha colore politico, perché il Consiglio nell'unanimità fa sì che la cultura venga messa al di sopra di ogni barriera ideologica e quindi fa sì che la nostra città cresca culturalmente. In realtà il Comune, con una delibera del novembre 2017, ci ha attribuito anche il Museo del Mare, su cui incominciamo a lavorare dalla prossima settimana, tanto per non perdere l'abitudine. La verità è che quello che è cambiato è che noi usciamo fuori da una concezione che era tutta pubblica, dove i dipendenti avevano orari di lavoro definiti, eccetera. Qui, grazie anche ad alcuni collaboratori importanti, siamo riusciti a ridare ordine a questo museo, dando valore al singolo artista, cioè ricostruendo un po' la storia del singolo artista, ma anche dell'intera famiglia Cascella. Questa è una cosa di grande pregio, insomma, ci sono qua 600 opere d'arte che noi contiamo di utilizzare sia come museo, sia soprattutto in termini di luogo di cultura. Qui in passato c'erano i grandi artisti dei vari campi, dalla letteratura all'arte varia, eccetera. E quindi un museo che si colloca su uno scenario nazionale, anche in termini di interscambio di opere con altri musei. Questo è l'obiettivo, l'ambizioso che ci diamo. Dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed un inventario per dare un ordine funzionale all'esposizione delle opere d'arte, il Museo Basilio Cascella è stato riaperto al pubblico domenica 10 marzo con la rassegna La musica delle genti d'Abruzzo, diretta da Marco Felicioni.
Sabato 9 marzo l'evento è stato anticipato da una conferenza presso l'Auditorium Petruzzi, con il contributo dei principali soggetti interessati alla rinascita di quello che fu per mezzo secolo un luogo di incontro di intellettuali e scrittori come D'Annunzio, Pirandello, Grazia Della Edda, Giovanni Pascoli, Ada Negri, Guido Gozzano, Umberto Saba ed altri immortali nomi della letteratura italiana. Seguire la visita al museo con autorità, rappresentanti istituzionali ed una selezione di invitati. Architetto Mariano Cipollini, curatore artistico-scientifico dell'allestimento del museo Cascella, innanzitutto va sottolineata la gratuità del suo lavoro. Allora, due cose vanno sottolineate. Uno, nasco come scenografo, in primo luogo. La seconda cosa, sì, questo è un aspetto marginale, il fatto che possa aver lavorato gratuitamente. La realtà è che io ho lavorato in funzione delle opere, sinceramente, perché il museo non versava non in ottime condizioni e c'era bisogno in qualche modo di dare un segnale nuovo, un ripristino dell'ambiente, una ricostruzione proprio sia dello spazio espositivo quanto della memoria stessa dello spazio. Quindi questa è stata un'esperienza da un lato complessa per tante ragioni, in primis i fondi, però è stata anche un'esperienza molto bella perché sono entrati nel vivo di una serie di quasi 600 reperti, 600 tra oggetti, quadri, opere d'arte, pietre litografiche, sculture. È stato veramente un approfondimento molto molto interessante. Presidente dell'Archeoclub di Pescara, Giulio De Collibus, come avete collaborato a questa riapertura del Museo Cascella? Ma più che altro noi abbiamo collaborato come un po' come tutto il personale del museo, con tutti i volontari del museo. In particolare noi abbiamo collaborato in passato, perché l'Archeoclub ha fatto recuperare molte opere d'arte che furono rubate in passato, soprattutto ceramiche. E venimmo a sapere che erano sul mercato numerose di queste opere. Io avevo saputo di questo furto, e andai a verificare, erano opere rubate, e riuscimmo a farle recuperare d'accordo con i carabinieri e tirammo anche fuori dei soldi personalmente insieme all'amico Franco Posa, anche lui socio Archeoclub, è scomparso da qualche anno. In seguito dovremmo anche fare una denuncia alla Procura Repubblica per far uscire due piatti che erano stati acquistati ma per anni e anni non venivano portati in questo museo. Non si capisce perché improvvisamente, dopo la mia denuncia, la nostra denuncia, ricomparvero e vennero messi in questo museo. Assessore all'igiene urbana e alla riserva d'Annunziana Paola Marcheggiani ha messo a disposizione il suo onorario per l'illuminazione esterna del Museo Cascella. Vale la pena di ricordarlo? Sì, questo è un mio piccolo contributo, perché sono legata a questo luogo, lo è tutta la mia famiglia, lo era mia madre che lo frequentava in quanto amica delle figlie di Tommaso, Giannetta e Anna in maniera particolare, erano compagne di scuola al conservatorio di Pescara appena nato. E quando c'è stato il bombardamento del 43, mia madre era qui ed è rimasta a dormire quindi con i Cascella. Mi parlava della signora Susanna, la moglie di Tommaso, che preparava dei pasticcini salati e molto 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 piccanti. Erano delle cose che non si riuscivano a mangiare. Non c'era il gabinetto in questo luogo e si usciva fuori, dove c'era un piccolo locale che loro chiamavano Zio Peppone. E le lunghe serate trascorse qui insieme ad Andrea erano legate alla creatività. Mia madre suonava il pianoforte e lui non riusciva a capire come si potesse essere nell'arte solamente interpreti, mentre per lui era importante la creatività. La signora Giannetta Cascella Montani è la figlia di Tommaso Cascella. Quanti ricordi in questa casa, che una volta appunto era un'abitazione prima di essere un museo? Un'abitazione, sì sì. Io mi ricordo tutte le stanze, in fondo c'era la cucina, in fondo poi si entrava in quell'ingresso che c'è ancora adesso, e c'è quella piccola scala che andava alla camera da letto di mia madre e papà. Poi si entrava in questo ingresso, poi c'era, per me era un salone quello che c'era, e sulla sinistra c'era lo studio dove lavorava papà, e voleva sempre un grande silenzio,
non voleva essere disturbata, non voleva sentire rumori e quindi non lo so come facevamo perché eravamo tanti, però abbiamo avuto sempre una grande ammirazione, un grande rispetto per il lavoro di mio padre, quindi eravamo bravi. E poi c'erano le camere da letto, poi in fondo c'era la cucina. Adesso entrare qui è bellissimo come l'hanno messo, è molto bello. Però sì, è pieno di ricordi, pieno di ricordi. E questa è una delle opere più rappresentative esposte nel museo, il bagno della Pastora, olio su tela del 1899 di Basilio Cascella. Fa parte di un patrimonio di circa 600 lavori che si snodano in un percorso di 12 sale. Commentiamo il quadro Alba con il suo autore, Jacopo Cascella, figlio di Pietro Cascella. Ma io credo che la pittura debba parlare da sola e quindi a me piace raccontare delle cose con le immagini, con i simboli. Questo qua, non voglio, la mia, so benissimo cosa rappresenta naturalmente, che cos'è, ma lascio alle persone interpretare e navigare all'interno di questo mare. Davanti a un quadro di Tommaso Cascella parliamo con Vincenzo D'Aquino, vicepresidente della Fondazione Genti d'Abruzzo. Come questo spazio diventerà un bene della città fruibile tutti i giorni? Allora, noi oggi abbiamo festeggiato la riapertura del Museo Cascella, ma la parola, il senso di questa apertura deve durare a lungo. Questo museo deve essere aperto tutti i giorni dell'anno, ma non soltanto come orari, deve essere aperto proprio come sua identità. Deve essere un posto accogliente, inclusivo, nei confronti non soltanto di tutta la cittadinanza, ma anche di tutte le forme d'arte, di tutte le forme espressive. E in questo in realtà non ci inventiamo niente, perché riprendiamo quello che questo luogo era tanti anni fa, perché nei primi decenni del Novecento questa casa laboratorio ha ospitato artisti e intellettuali come Gabriele D'Annunzio, come Pascoli, come Saba, come Grazia Deledda, un incrocio di pensieri e di idee che proveremo a ricreare in questo luogo, nella nuova sala eventi che è al primo piano del Museo Cascella. Si comincia proprio il giorno dell'inaugurazione col primo concerto di una rassegna per la direzione artistica di Marco Felicioni, che si chiama La musica delle genti d'Abruzzo e che vedrà protagonisti compositori e musicisti della nostra regione nel mese di marzo, nel mese di aprile. Nel mese di maggio invece, tutti i venerdì sera, avremo una rassegna dedicata ai giornalisti, agli scrittori, ai poeti, quindi un incrocio di libri sul palcoscenico del Museo Cascella, e continueremo su questa strada, perché il museo ha senso se è vissuto dalla cittadinanza. C'è un curatore artistico di questo riallestimento, che è Mariano Cipollini, che ha fatto uno straordinario lavoro, ma io vorrei che tutti i pescaresi sentissero i curatori del Museo Cascella, curatori nel senso di persone che si prendono cura con amore di questo luogo. Questo museo ha un precedente, tanto è 50 anni che esiste questo museo, e diciamo che ha avuto una storia abbastanza ingloriosa, perché ha delle potenzialità straordinarie e questa sera finalmente si vedono. Finalmente Pescara ha un luogo dedicato all'arte, al di là dei Cascella. Infatti mi avevano proposto la prima mostra a me e io ho declinato l'invito, perché dico no, facciamo una mostra. Per esempio qui a Pescara c'è Franco Summa, che è un grande artista straordinario, dico facciamo una mostra, un omaggio a Franco Summa per rimanere proprio nella cittadina, e poi cominciamo a lavorare sull'internazionale, perché insomma, questo è un luogo che può accogliere delle piccole selezionate mostre scambiate con altri musei, con istituzioni, con gallerie private, cioè un lavoro che ti mette tanto interessante per chi viene a vederlo, e poi che ti mette in contatto con altre situazioni, con il mondo, perché poi insomma i musei si fanno anche per il turismo, si fanno anche per l'immagine, e quindi cerchiamo di lavorare per questo.